Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con follower, con lo stadio comunale Attilio Coniglio in Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria. Siamo sulla costa ionica Regina, a una ventina di chilometri dal capoluogo. State seguendo il secondo tempo dell'incontro di calcio Saline Ioniche Calcio contro la Calcistica Spinella, gara diretta dal signor Giovanni Peluso di Taurianova. Risultato del primo tempo 1-0 a favore dei locali, il gol, l'unico, porta la firma di Francesco Verducci, laterale a sostegno della formazione locale. Le formazioni del primo tempo: Saline, Ritorto, Surace, Zavettieri, Verducci, primo, Tripodi, Foti, Francesco, Villaccio, Verducci, secondo, Postorino, Metastofole e Stillittano. Calcistica Spinella, Catanzaro, Romeo, Labate, Pitasi, Cento, Morabito, Foti, secondo, Crea, Serrano, Foti, primo e Merri Lagen. Il gioco è fermo, l'arbitro convoca i dirigenti di casa. Parlottano i due. Calcio piazzato fuori dalla formazione ospite, che a questo punto deve fare la gara per tentare di recuperare il gap. È sotto di una rete a zero segnata da Verducci primo. Palla che arriva in aria, ha tirato quasi a botta sicura Merri Lagen. Aggancia Postorino, intendeva servire Villaccio, questi è Verducci, il cross al centro area, cerca di agganciare, poi rovina addosso perché non hanno funzionato i cilindretti e le ganasce e nemmeno si è aperto l'airbag. L'arbitro comunque ha già decretato un calcio piazzato a favore della formazione ospite, già battuto. Ancora una punizione, lancio in avanti in direzione di un numero che francamente non figura nella nostra distinta. Rimessa laterale battuta, si aiuta come può, e cioè in maniera irregolare a parere dell'arbitro, Serrano. Punizione a favore della formazione locale, 3 minuti e 45 secondi nel corso della ripresa all'Attilio Coniglio di Saline Ioniche. Siamo sulla costa ionica Regina, una ventina di chilometri dal capoluogo, nell'ambito del campionato di terza categoria Calabria. Sempre 1-0 a favore dei locali, gol di Francesco Verducci al 28esimo del primo tempo. Non è stata un'azione manovrata, ma soltanto un'intuizione del laterale a sostegno locale, che ci ha creduto, si è infilato in un corridoio e sull'uscita del portiere ha gonfiato la rete della Calcistica Spinella di Melito Portosalvo. Vediamo ora quale sarà la risposta della formazione ospite. Pallone sfila a fondo campo, rimessa già battuta,
con tutta calma la difesa cerca di impostare, c'è il lancio in avanti verso Serranò, sovrastato dal suo diretto avversario, però c'è un intervento arbitrale che decreta una rimessa laterale a favore della formazione ospite. Ancora era Cento, questo invece è Merri Lacen con il 25 Romeo, questi è Verducci. Tutto regolare per l'arbitro. Intervento acrobatico da parte di un difensore ospite, rimessa laterale, si incarica Surace, appaiono e scompaiono come per magia i palloni, ne spunta uno nuovo e allora Surace cerca di mettere in movimento i propri compagni, circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla, scodella al centro aria, recupera l'abate, il suo collopiede in avanti, il colpo di testa da parte di Villaccio e viene anche applaudito da parte chiediamo scusa. Palla che spiove, stavolta non commette errore come nel primo tempo, è un errore fatale, si aiuta come può e cioè in maniera irregolare il difensore di fascia Surace commette fallo e allora l'abate cerca di battere questa punizione ostacolato dall'autore del gol Francesco Verducci, eroe del giorno, unico gol che decide il match fino a questo momento. Il lungo lancio in avanti di l'abate altro calciatore che ha militato nelle formazioni melitesi. Ha la possibilità ora la formazione ospite di sfruttare questo calcio d'angolo per venire al pareggio. Sono 21 giocatori nella metà campo del Saline, si sbraccia l'esperto uomo ragno Ritorto, sta per partire il cross, non arriva. Ma non è lesto l'attaccante, c'è un fischio arbitrale e cosa comanda? Comanda una punizione, hanno reclamato il calcio di rigore i giocatori ospiti, per l'arbitro però il pallone era fuori dall'area, niente rigore ma soltanto una punizione. Punizione a favore degli ospiti che si spingono in avanti con tutti gli organici schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di prevenire al pareggio. Hanno invocato la concessione del calcio di rigore, non è stato dello stesso avviso l'arbitro secondo il quale la punizione, il fallo è stato commesso fuori area. Attenzione, tiro, controtiro, bombardamento a tappeto, scrosciano gli applausi
come alla Scala di Milano quando va in onda la Traviata. Brividi, suspense, emozioni a tutta birra. Salina in difficoltà, ospiti che attaccano con tutti gli organici. Villaccio, palla in avanti, perso Stillittano, cerca di andarsene, fermato con le buone o con le cattive, l'arbitro è costretto a tirare fuori un cartellino giallo. Arriva il cartellino giallo per Crea. Tutto questo dopo 10 minuti e 40 secondi nel corso della ripresa all'Attilio Coniglio di Saline Ioniche, sempre 1-0 a favore della formazione locale. Punizione battuta da posizione errata, rettifica l'arbitro e allora Surace lascia il compito al compagno di squadra di calciare questa rimessa. Si trattava di Villaccio. Attenzione, contropiede velocissimo, entra in area, cross al centro, spazza Villaccio come lo spazzaneva Courmayeur, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo. 11:35 nel secondo tempo, la partita è aperta, apertissima, tutto può succedere ancora. Si libera di un paio di avversari verso Stillittano, va al cross Stillittano. La palla è ancora in gioco, entra in area, attenzione, cross sotto porta, non riesce la deviazione, ma il Saline c'è ed è andato vicinissimo al raddoppio. Tutto questo dopo 12 minuti e 25 secondi nel corso della ripresa all'Attilio Coniglio di Saline, è sempre 1-0 a favore dei locali, cioè del Saline Ioniche Calcio. Questa è la nuova denominazione della squadra di terza categoria Calabria. Mesti e Merri, almeno questo è il numero e il nome che ci hanno dato, se corrisponde al vero o meno questo lo ignoriamo completamente. Rimessa laterale, rimessa da fondo campo, pardon, a favore della formazione locale. Il lancio di ritorto, attenzione, Metastofole solo davanti al portiere, tiro, parata, altro tiro, altra parata, ma insiste ancora in avanti la formazione locale che ha sfiorato la marcatura. È andato vicinissimo al raddoppio al 13° della ripresa la formazione locale, con Metastofole che si è presentato da solo davanti al portiere ma non è riuscito a infilzarlo come Verducci aveva fatto nel primo tempo. È stato bravo, bravissimo Catanzaro a chiudere lo specchio della porta e quindi a impedire il raddoppio che avrebbe avuto il sapore di un KO, mentre in questo momento la partita è aperta, apertissima, e tutto può ancora succedere. Siamo appena al 14°, non è stato ancora, non siamo nemmeno al pit stop. C'è al cambio gomme,
ovvero al cambio calciatori, il gioco è fermo, c'è un calcio piazzato, comunque la panchina ha effettuato i suoi cicchetti, ramanzine, rimbrotte paternali, una sgridata non guasta, un rimprovero, un richiamo, un liscio e busso per tentare di ritrovare il bandolo della matassa, comunque ci prova con tutti gli organici, finisce a terra un giocatore ospite. C'è un fischio arbitrale che decreta un... il signor Peluso di Taurianova, Giovanni Peluso, che ha diretto bene fino a questo momento, come la scuola arbitrale taurianovese ha saputo fare negli ultimi anni, andando ad esprimere arbitri del campionato di prima, ma soprattutto di promozione e di eccellenza, qualcuno è arrivato pure in Serie C. Punizione per gli ospiti, Crea va al tiro, il pallone gira ma passa un paio di centimetri sopra la trasversale, nulla di fatto, ma da calcistica Spinella c'è, è viva, viva e vegeta, e si rende pericolosa in più circostanze, sia nel primo tempo che nella ripresa. La formazione ospite è andata vicino alla marcatura. Anche altre occasioni da gol ha avuto il Saline, l'ultima poco fa con Metastofoli che si è presentato da solo davanti al portiere, è stato bravo in questa circostanza Catanzaro a chiudere l'angolo di tiro e a salvare Capra e Cavoli. Bravo! Protegge il pallone che sfila a bordo campo. Nulla di fatto, con tutta calma. Intanto c'è un cambio nella formazione locale, mister Diano sta entra con il numero 15, Martino, forze fresche dunque in campo per tentare di mettere il risultato in cassaforte, perché la calcistica Spinella, come si diceva, non ha nessuna intenzione di abbandonare l'Attilio Coniglio con le pive nel sacco, e le sta tentando tutte per agguantare il pareggio. Non ci sono pantomime fino a questo momento, scene madre, messi in scena, simulazione, inganno e raggiri, si gioca a viso aperto, ambo le parti, e non ci sono sofismi e infingimenti. Fino a questo momento è una gara bella aperta, dove l'elemento agonismo la sta facendo da padrone. C'è un tiro cross proprio sulla linea di porta, si inarca,
l'uomo ragno locale abbranca e porge a Postorino sul settore di destra, il suo lancio in profondità verso metà Stoffele, insegue con successo, tiene il pallone in campo, serve il piazzamento dei compagni, close al centro, spreca tutto in malo modo, è andato al tiro plateale quando sarebbe stato sufficiente stopparsi il pallone e metterlo in fondo al sacco. Altra grossa occasione per il Saline, che a questo punto sta legittimando il successo. Non è una partita di calcio champagne frizzante e effervescente fino a questo momento, ma comunque un match gradevole perché è giocato a viso aperto sugli opposti fronti. Ogni tanto succede qualche intervento da oggi le comiche. Sta Leollio, un po' di folklore che non guasta. Sbuca, si possessa il pallone un giocatore ospite, poi però svanisce, c'è un lancio sul quale non può nulla Metastofele. Il Metastofele di oggi, quello di qualche anno fa, sarebbe stato una facilissima occasione da rete. Gli anni passano per tutti, però è sempre un fantasma dall'aria. Respinge il portiere, una magia, attenzione, Metastofele viene sgambettato, non è ultimo uomo, ma comunque c'è un cartellino giallo. Almeno dovrebbe esserci, ma non lo vediamo, non l'abbiamo visto. Vediamo però la sostituzione nelle file ospiti. Dovrebbe entrare sul terreno di gioco Lagana. È l'unica speranza per agguantare il pareggio. Pareggio che ha sfiorato, per la verità. D'altra parte nessuno si illudeva che l'1-0 potesse decidere il match. Punizione per gli ospiti. Direttamente sul fondo. Abbagliato forse dal sole che va verso il tramonto, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Un'altra sostituzione nelle file locali, si appresta a fare il suo ingresso Sgro. Alessandro Sgro. Poco più che un bambino, viene mandato in campo dal mister Diano. D'altronde l'accoppiata Claudio Familiare e Domenico Tripodi, insieme ai vari mister, tra cui il popolarissimo Francesco Suraci, inteso Ciccio Musca, porta a spasso il pallone, poi lo cede proprio al nuovo entrato, cerca la triangolazione, intuisce tutto la difesa. C'è
c'è una gamba tesa, è una punizione, c'è un'altra sostituzione, sta per entrare Natale Foti con la sua bandana. Non ha bisogno di presentazioni, avendo giocato in numerose squadre del campionato di prima, seconda e terza categoria e anche negli amatori. Non è schizzato da Jurassic Park, non ha scoperto il segreto dell'eterna giovinezza, ma è sempre un elemento d'esperienza di sicuro valore, un difensore roccioso, ma all'occorrenza sa anche inserirsi in avanti nella zona nevralgica. Intanto il gioco è fermo perché c'è un'altra sostituzione nelle file locali. ...26:20 nella ripresa, sempre 1-0. È proprio l'autore del gol che ha ricevuto una botta in testa. Si aiuta come può, cioè in maniera irregolare, a parere del direttore di gara, il signor Giovanni Peluso di Tauranova, che comanda un calcio piazzato a favore della formazione ospite, che si spinge in avanti con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti, nel tentativo di agguantare il sospirato pareggio che ci potrebbe anche stare. No. Si sgancia ora Surace sul settore di destra. Ancora Surace. Tiro. Rete. Una rete da favola, da antologia. Un gol fantastico, siglato da Postorino. E scoppia la Santa Barbara del tifo all'Attilio Coniglio. Un tiro imparabile che ha imbalsamato, ha lasciato di stucco l'incolpevole Catanzaro. Si è infilato proprio a fil di traversa nel 7, dove nulla ha potuto. Quindi si sono rivelate azzeccate le mosse del mister Domenico Diano, un mago della panchina, fresco laureato nella Coverciano calabrese, che va a raccogliere i frutti del suo lavoro e della sua intelligenza tattica. A questo punto si apre un'autostrada, ma l'esperto Foti corre ancora come un mastino, un pitbull e un rottweiler, e non concede spazio alcuno agli avversari. Merri in zona morta, ma il cross non è preciso, ha già recuperato il centrocampo ospite. Il lancio di Foti, la respinta della difesa, palla che viaggia verso Merri, non può nulla, il pallone viene spedito in fallo laterale. Si trattava di Merri Lacen, questo è il nome che abbiamo.
che abbiamo avuto, perché le distinte non, purtroppo non sempre corrispondono. Tu per me, io per te, palla oltre la linea di fondo. Mezz'ora nel secondo tempo, 2-0 a favore dei locali, che a questo punto hanno messo il risultato in ghiacciaia e sarà difficile poter rimontare la corrente, anche perché ormai siamo nella parte terminale del match, però nel pallone mai dire mai. Purtroppo per gli ospiti i bomber hanno le polveri bagnate. Centrocampisti con la testa fra le nuvole battono la fiacca e costringono il granatiere a vivere 100 anni di solitudine, così bene descritti dal premio Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez. Però non ha ballato sul Titanic, sulle montagne russe o sul vascello del pirata e perfino dentro il tunnel dello horror sull'otto volante. La formazione ospite ha tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di raddrizzare la barca, ci è andata vicino in alcune circostanze, la deabbendata non l'ha aiutata, non l'ha sostenuta, ha reclamato anche un calcio di rigore che secondo noi ci poteva stare. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file locali, esce tra gli applausi Sua Maestà Metastofele, Bartolo Metastofele, stella del Saline. Va a riscuotere l'applauso del pubblico locale il nuovo entrato, l'enfant prodigio del calcio locale, Alessandro Sgro, in possesso di palla, non spreca nulla, ancora lui, sbuca da ogni dove, ci mette una pezza Natale Foti, palla in zona morta, a buon gioco la difesa avversaria. C'è una standing ovation ogni tanto rivolta ai campioni. Era preciso il lancio, ma in qualche modo Romeo è riuscito a metterci una pezza. Un tiro cross e la palla ha superato la linea laterale, si avvicina e riceve in questo momento un ritorto che almeno in questa ripresa ha dovuto timbrare il cartellino della disoccupazione presso il locale ufficio di collocamento, tranne l'ordinaria amministrazione, anche se è per imprecisione che non è arrivato il gol ospite che sull'1-0 ha reclamato un calcio di rigore che ci poteva stare. Scatta velocissimo Sgro, se ne va sul fondo, cross al centro e ha sbagliato il più comodo degli appoggi Postorino, era quasi sulla linea bianca. Domenico Modugno avrebbe cantato "Ma come hai fatto?". Il gioco è fermo, 34esimo del secondo tempo, sempre 2-0 a favore dei locali. La successione delle reti al 28esimo del primo tempo apre le danze. Verducci primo, raddoppia Metastofele al 27esimo.
del secondo tempo. In possesso di palla Natale Foti, muove, supera la linea centrale del campo, palla al piede, osserva il piazzamento dei compagni, lancia in profondità verso Serrano, il lancio non è preciso, svanisce la possibilità, l'opportunità per la formazione ospite di pervenire almeno al gol del 2-1 e riaprire così il match. Però ancora ci mancano ben 10 minuti più recupero alla fine del match e tutto può ancora accadere. Gioco pericoloso, punizione per gli ospiti. Sulla linea di battuta c'è Foti, il suo lancio per Serrano, va al tiro Serrano, attenzione, la palla passa ben lontana ai pali, dai pali della porta difesa da Ritorto, che con tutta calma va a sistemare il pallone sul vertice destro dell'area piccola, pronto a scodellare verso il centrocampo. Siamo nella parte terminale del match, 36-20, sempre 2-0, punizione per gli ospiti che non si vogliono arrendere. Non è una disfatta quella della calcistica Spinella, anzi per buona parte della partita è rimasta lì in zona, in partita, pronta a pareggiare, e lo avrebbe fatto se l'arbitro avesse concesso quel calcio di rigore che secondo noi ci stava tutto. Dobbiamo pur dire però che il Saline abbia legittimato il successo fino a questo momento, perché non solo ha segnato due bellissime reti, almeno la seconda un gol da faula, ma ha sfiorato in altre circostanze il gol. Ma vedete che la calcistica Spinella non ci sta a perdere questa partita e si lancia in avanti generosamente alla ricerca del gol del 2-1 per riaprire il match. Attenzione, superiorità numerica, finta e doppia finta, dribbling, ma insiste ancora in avanti con questo tiro che sarebbe stato imparabile qualora fosse riuscito a centrare lo specchio della porta. Va nel campo per destinazione alla chetichella Catanzaro, accelera la messa in gioco. Finta e doppia finta da parte di Cento. E naturalmente si espone ai contropiedi. Ci ha provato dalla lunga distanza Francesco Foti, uno dei migliori di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento. Sta per entrare, sentite l'ovazione in sottofondo, perché sta per entrare in campo con il numero 20, Francesco Morabito. Una standing ovation. Cinque minuti alla fine più recupero, c'è tutto il tempo per accorciare le distanze, per pareggiare.
si libera in serpentina di 2-3 avversari, semina il panico nelle retrovie, lancia in avanti, la serpentina era di Foti in possesso di palla. Commette fallo, va a chiedere scusa, si stringono la mano perché comunque il fair play regna sovrano sul terreno di gioco dello stadio comunale Attilio Coniglio in Saline Ioniche. Siamo nel campionato di terza categoria, questa è la prima giornata del girone di andata. Calabria. Non si arrende per nulla la formazione della Calcistica, anzi, quando ne ha l'occasione si rende pericolosa. Va in serpentina, poi lascia correre in un primo momento l'arbitro, poi però ritorna sui suoi passi e quantomeno concede una punizione. Nel punto dove lo sgusciante Alessandro Sglò aveva seminato il panico con le sue serpentine ubriacanti. Tutto sommato una bella partita. Attenzione, porta sguarnita. Invoca la concessione del pallo laterale, non è dello stesso avviso l'arbitro, c'è un giocatore a terra, scarpette rosse, arrivano i crampi, il gioco è fermo. 42esimo del secondo tempo all'Attilio Coniglio di Saline Ioniche, è sempre 2-0 a favore dei locali, con gol di Verducci al 28esimo del primo tempo e di Metastofole al 27esimo del secondo. Ormai siamo agli sgoccioli, fase calante del match. Cercava il varco giusto, il minimo sindacale, comunque la Calcistica Spinella l'ha fatto, ha avuto pure la palla del pareggio e l'occasione, a parte il rigore di cui vi abbiamo parlato, ha fatto quello che ha potuto. Ma il gollonzolo low cost non è arrivato, colpa della spending review. Vai che è tua! Partita assolutamente regolare, non c'è stato nessun accenno di guerra e pace. Lev Tolstoi non ci azzecca, ha tentato la salvezza di questo match. La salvezza attraverso la sofferenza, come suggeriva Fyodor Dostoevskij in Delitto e Castigo. Ultimi minuti del match, siamo al 43esimo e 50 secondi, ultimi rantoli, ultimi sgoccioli, insegue ma senza successo Surace, Coriaggio difensore di fascia destra. Attenzione, ha tirato a botta sicura, ma sbaglia mira e bersaglio, una facilissima occasione che la dice lunga.
sulle possibilità di questa squadra, la squadra ospite e la calcistica di Melito Porto Salvo, che ha disputato una bella partita tutto sommato per impegno, per tenacia, caparbietà e cocciutaggine. Purtroppo il gol non è arrivato per le ragioni che vi abbiamo descritto nel corso dei precedenti flash. I risultati stanno dando ragione al sergente di ferro Domenico Diano, con Staffile, Frusta, Scudisce e Flagello, invitato i suoi atleti a marciare con il vento e con la pioggia, aspettando, direbbe Samuel Beckett, aspettando Godot, sognando un golletto. Ne sono arrivati due, senza bisogno della bacchetta magica di Sambuco, di Harry Potter, o dell'aiuto del genio della lampada di Aladino, o della forza dell'incredibile Hulk. Una bella formazione quella del Saline, Saline Calcio, anzi Saline Ioniche Calcio, questa è l'esatta denominazione, che nella prima partita utile del nuovo campionato di terza categoria sta cogliendo un successo più che meritato. Datino, sei fuori gioco! Attenzione al contropiede ospite, viene scaramentato per le terre l'attaccante Spinelliano. L'arbitro controlla il cronometro, quasi 47 i minuti nella ripresa, sempre 2-0. Ormai si attende solamente il fischio di chiusura dell'arbitro, mentre Foti con le residue energie si spinge in avanti alla ricerca del gol, almeno della bandiera, che avrebbe meritato la calcistica Spinella. Ci prova ancora, va al tiro, stecca con tutta calma, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Saline batte calcistica Spinella 2-1, Verduto al 28esimo del primo tempo, Metastopola al 27esimo del secondo, ha diretto il signor Giovanni Peluso. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Grazie.